In scena a Milano dal 9 al 14 aprile 2013 la 52esima edizione dei Saloni, l'occasione migliore per conoscere in anteprima le novità nell'ambito di arredo e design. Oltre 2.500 espositori italiani e stranieri, oltre 300.000 visitatori da tutto il mondo, divisi tra il Salone Internazionale del Mobile, il Salone Internazionale del Complemento d'Arredo, il Salone Satellite e le Biennali Euroluce, il Salone Internazionale dell'Illuminazione e il Salone Ufficio. Americani, cinesi, russi, oltre 160 paesi coinvolti in questa edizione 2013 per un salone che guarda all'export. Orme non poteva mancare. Orme appartiene ad un gruppo di 5 aziende. Noi curiamo la produzione di beni per l'arredo dal loro concepimento fino alla vendita. Vendita che segue tutti i canali possibili e fondamentalmente il retail, ma anche tutto il mondo del contract e delle forniture su specifica. A chi vi rivolgete? Chi sono i vostri partner di riferimento? Studi di architettura, interior decorator e ovviamente tutto il mondo del retail. Il prodotto cerchiamo di renderlo compatibile il più possibile per entrambe le esigenze. Per quanto riguarda il retail ovviamente parliamo di cataloghi, di listini, quindi di prodotti producibili serialmente, mentre per quanto riguarda lo studio di architettura, il mondo della fornitura, è evidente che siamo in grado di fornire tutte le migliori risposte a qualsiasi tipo di capitolato, a qualsiasi tipo di target, a qualsiasi tipo di destinazione d'uso. Noi siamo da sempre presenti al Salone del Mobile, perché è un momento fondamentale per incrociare esperienze, incrociare potenziali clienti, incrociare vecchi clienti. È una vetrina mondiale, la più importante del mondo, come tutti quanti ben sappiamo, e per cui è irrinunciabile la nostra presenza qua. È chiaro che stiamo vivendo anni molto difficili, lo sappiamo tutti e ci siamo anche stancati di ripeterlo. L'occasione è quella di fornire risposte, come dicevo prima, assolutamente aderenti ad una domanda che è evoluta, è cresciuta sotto l'aspetto dell'aspettativa della performance, è molto più precisa sotto l'aspetto del costo del bene e del servizio che possiamo offrire a fronte di questa richiesta di performance. Noi non possiamo non considerare che il mondo è molto più competitivo, il mondo è molto più difficile e per cui noi mettiamo a disposizione di questo tutte le nostre strutture, il nostro know-how che ci consente di avere da un lato una visibilità in termini di potenziale risposta, ma nello stesso tempo anche di dare estrema concretezza e possibilità al nostro partner di spaziare sulla base delle sue idee e noi ci dobbiamo soltanto preoccupare di rispondere al modo migliore per soddisfare queste esigenze e dare concretezza a queste idee. I nostri partner stranieri ci chiedono un prodotto che sia versatile, per cui che sia evidentemente utilizzabile in termini di fruizione, in termini di costruzione dimensionale sulla base delle esigenze specifiche, ma da tutto questo deve comunque sempre trasparire un'idea di italianità, che è quello che poi fondamentalmente ci chiedono.